l'altro giorno Elica in funzione. E come informazione si sente spesso chiedere dov'è che si sistemano le capocchie e i fiammiferi. Queste uscite spicce celeri così come lei le intuisce, che veloci inceneriscono se stessi. Avanti un'altra, così si va, a spasso si va. Ecco i negozi e non le sembra più di stare a casa. Ecco cammina nell'uno e l'altro senso, non avendo al fianco chi la accompagnerebbe minime e le massime escursioni. Ecco i negozi che ingoiano tutti i fracassi, non affliggono né stomaco né cuore. Eccola qui, dov'è la padrona del proprio giro vita, del proprio giro collo, del proprio giro medico del corpo. E lo spazio non è quella questione. Si può tacere senza dare il silenzio come spiegazione. Ecco qui, tra le creature scisse, tra chi entra e chi esce, c'è uno scambio di temperature. Si passa tra le cose stuse paghe, come tra le acidalghe di tante maghe cicci allegatrici, dimenticando poi, dimenticando. Così sei fortunata, hai trovato esattamente quello che cercavi. Per i lavanelli, così sei fortunata, hai trovato il posto più esclusivo della storia, della storia. In cui Antonio con Cleopatra si strapazzano ancora come otarie dalle braccia ormai implicite nell'altro. Sopravvissuti ad ogni nave che si inabissa. Immersi in un tripudio misto seta, in una negligenza blu di sciarpe. E lei come non mai non stare a casa.